Da quanto ci conosciamo, Peter? Da una vita, Mr. Kundal. Sì, 13 anni. Non crescere troppo in fretta, ragazzo mio. Ma io non voglio crescere. Non se ne parla. In tal caso, stai lontano dal ghiottone. Il ghiottone? Il tempo, Peter. Il tempo. Inghiotte tutto ciò che desidera. Ogni cosa finisce con l'appartenergli. Anche quella scatola nascosta nel cuore. Pensa a una bomboniera con dentro un unico cioccolattino. Un cioccolattino meraviglioso, un cioccolattino dal sapore di sogno, profumato d'avventura e avvolto nell'immaginazione. Il tempo è invincibile, duro, paziente, tortura, gira e rigira la scatola in tutti i modi. Frastornato, il cioccolattino finisce per uscire. Il ghiottone se ne impadronisce e piano piano lo mangia. Ora il tempo è andato, la scatola è sempre lì, ma il suo contenuto no. Sola, in un angolo, scolorita dagli anni, la bomboniera ricorda appena, sorridendo timidamente, di aver vissuto con i suoi amici la più bella delle avventure: essere bambini. Forse è questo lo scopo della vecchiaia, ricordare l'infanzia. Ma io sono un bambino, e il ghiottone non può farci niente. Non basta, Peter, devi volerlo restare, e soprattutto credere, confidare nel potere dell'immaginazione. L'infanzia è quell'età gaia, innocente e senza cuore. James Matthew Barrie. Salve terrestri e benvenuti in questo altro quanto. In genere, quando sentiamo fare il nome di Peter Pan, pensiamo due cose. A una fiaba della nostra infanzia, che parla di un bambino volante, di un'isola meravigliosa, di pirati con l'uncino al posto della mano, di avventure appassionanti, magari ricordando soprattutto il lungometraggio di Walt Disney uscito nel 1953, che ha contribuito moltissimo a dare un aspetto a tutti i personaggi di questa storia e a imprimerli nel nostro immaginario. La seconda cosa a cui può capitarci di pensare è l'idea del nostro bambino interiore, qualcosa che è sempre con noi, che spesso riteniamo di dovere proteggere dalle brutture della vita e a quella spensieratezza, innocenza, leggerezza che nella storia di Peter Pan è simboleggiata dalla possibilità di volare. Ma come ci arriviamo? Volando! È chiaro! Avrei dovuto pensarci. Non sei troppo stupida per essere una fatina. Se ho capito bene, devo muovere le braccia, desiderarlo e soprattutto crederci. Come dice Mr. Kundal. D'accordo, ti seguo, ma sappi che il capo sono io. Ah, non so dove stiamo andando, ma si va! Bene, scordatevi tutto. Anzi, no, preparatevi a guardare questi temi, queste icone della nostra infanzia, con un occhio diverso, più disincantato, se vogliamo, più adulto, esattamente il contrario di quello che la storia di Peter Pan sembra proporre. Régis Loisel, gigante del fumetto francese, purtroppo ancora poco noto dalle nostre parti, inizia a scrivere e disegnare il suo Peter Pan nel 1990. E i primi capitoli arriveranno anche in Italia, grazie alle edizioni Magic Press. Ma Loisel impiegherà ben 14 anni per completare la sua opera, che sarà raccolta in volume solo nel 2004. Di cosa ci parla questo fumetto di Loisel che porta lo stesso titolo del testo teatrale, poi adattato in forma di romanzo, di James Matthew Barrie? Per cominciare, non si tratta di una trasposizione a fumetti dell'opera di Barrie.
No, qualcuno potrebbe definirlo una sorta di prequel e in effetti ci si avvicina. Il lavoro di Loisel però va oltre il semplice prologo alla storia che tutti conosciamo. L'intenzione è quella di recuperare quello che era il vero significato della commedia al romanzo da cui il mito ha avuto origine, rivolgendosi a un pubblico che sicuramente stavolta non è formato da bambini. Proprio no, portando in scena dei contenuti meravigliosi, ma nello stesso tempo molto crudi, a tratti addirittura disturbanti. E qualcosa vedremo e sentiremo anche nel corso di questo video, quindi se siete minori, via subito! Perché questo Peter Pan, che non è ancora Peter Pan, mette a nudo l'anima del personaggio come era stato veramente immaginato dal suo autore e ci racconta una storia crudele, a tratti lercia, violenta, ma dove tutti i pezzi si incastrano al posto giusto e le figure da sogno, ingentilite e rese innocue dalle interpretazioni successive, vengono smascherate e mostrate per quello che sono davvero. Londra 1887. Possiamo cominciare dicendo che Oliver Twist, nel romanzo di Charles Dickens, se la passava di lusso. Il piccolo Peter vive con la madre, alcolista, in condizioni di estrema miseria. La donna, abbrutita e pazza, tratta il figlioletto peggio di un servo, il capro espiatorio, innocente e indifeso di tutto il disprezzo per quel marito che l'ha abbandonata tanto tempo fa. Uno dei primi bersagli della penna di Loisel è la famiglia, quel tempio sacro, rifugio idealizzato e fabbrica di retorica senza fine. È curioso pensare che la parola mamma nel mondo di Peter Pan ritorna molte volte, un termine astratto, addirittura utopistico, ma che rappresentato qui da Loisel diventa solo un vincolo genetico, simile più che altro a una catena, e ci svela che in una realtà prosaica, deviata, più frequente di quanto si creda, un genitore senza affetto può essere il peggiore dei mostri. Guarda, figlio mio, la bottiglia della mamma è vuota. Magari ora ti copri bene e mentre esci a giocare, vai dal signor Candle e prendi una bottiglia nuova alla tua mamma e... Ma mamma... Non discutere! Ma io freddo... Non discutere! Vai! Vai! Su! Obbedisci! Ma come lo pago? Dagli il culo! Se torni qui senza bottiglia, ti uccido! Capito? Ti uccido! Di mamma ce n'è una sola, per fortuna. L'unico sollievo per Peter in questa vita condotta tra vicoli sordidi, ciniche prostitute e adulti quasi sempre ubriachi, sembra essere la sua capacità di sognare. Storie fantastiche che condivide ogni giorno con un gruppo di piccoli orfani stipati in un edificio cadente, simile a una stalla. Tutto intorno a Peter è marcio e non solo per le condizioni di degrado in cui si trova a vivere. L'amicizia con il signor Candle, il proprietario di un'osteria che lo ha preso a ben volere, potrebbe essere una via di salvezza, se non fosse che l'anziano signore non sembra esattamente un esempio di maturità e tutto quello che riesce a fare è incoraggiare il bambino a rifugiarsi nella fantasia, come già era successo al padre di Peter, anche lui un sognatore, fuggito e scomparso anni prima per seguire la sua fame di avventura, non appena appreso che la moglie aspettava un figlio. Un giorno me ne andrò, come ha fatto mio padre. Così l'avvenire di Peter pare segnato. Per lui non si prospetta che la strada e la trasformazione in uno dei tanti adulti repellenti che lo circondano, ma altrove un mondo in pericolo vede in lui il candidato ideale per essere il suo salvatore. E l'arrivo di una minuscola fata volante potrebbe cambiare il suo destino per sempre. Quello che può sembrare l'inizio di un riscatto fiabesco è in realtà il primo atto di una metafora amarissima. In compagnia di Peter viaggeremo a Never Never Land, l'isola che non c'è, anche se Loisel non la chiama mai così. Faremo la conoscenza della fata Campanellino, dei pirati e di un certo capitano che per il momento ha tutte e due le mani.
Ma uno degli aspetti più interessanti consiste nel fatto che non stiamo parlando di una lettura decostruzionista della fiaba della nostra infanzia. Loisel non ha operato nessuna forzatura sul lavoro originale. Al contrario, si è calato umilmente nell'opera di Barry fino alle viscere e ha lavorato come uno speleologo per portarne alla luce l'anima nera. James Matthew Barry, scrittore scozzese, vissuto a cavallo del XIX e XX secolo, aveva sempre avuto un rapporto particolare con l'idea dell'infanzia. Probabilmente a causa della morte prematura di David, il fratello maggiore, vittima di un incidente mentre pattinava sul ghiaccio il giorno prima del suo 14° compleanno. Si narra che il piccolo James, traumatizzato dalla scomparsa del fratello, che adorava, tentasse di aiutare la madre a superare il lutto, identificandosi con David, indossando i suoi vestiti e provando persino a parlare come lui. In sostanza, cercando di riportare in vita una figura che nella sua memoria sarebbe rimasta per sempre cristallizzata nell'adolescenza. Un'idea che una volta adulto avrebbe cercato nell'amicizia con i ragazzi della famiglia Davis. 5 vivaci bambini che ispireranno molto il suo lavoro di scrittore. Nelle opere di Barry, la prima traccia di Peter Pan la troviamo nel libro intitolato L'uccellino bianco del 1902, romanzo che descrive il rapporto tra un maturo reduce di guerra, nel quale si identificava lo stesso James, e il piccolo David, figlio di una coppia che l'ex militare quarantenne ha deciso di beneficare. Il libro si compone di molte delle storie che il reduce e il bambino inventano insieme passeggiando per il giardino di Kensington. Tra queste c'è quella di Peter Pan. Secondo la prima fantasia di Barry, in uno stagno al centro del giardino londinese sorge un atollo, l'isola degli uccelli. Là, Re Salomon, un antico e saggio corvo, ascolta le preghiere delle donne desiderose di diventare madri e invia loro degli uccellini che nel tempo smetteranno di volare, si trasformeranno in bambini e cresceranno come esseri umani. In questa metafora fiabesca della nascita, Peter Pan è un piccolo uccello magico, già mutato in bambino dopo 7 giorni, ma che non ha ancora perso la capacità di volare. La madre che lo ha ricevuto in dono dimentica aperta una finestra e Peter vola via per tornare distinto all'isola degli uccelli, nel giardino di Kensington. Una volta raggiunto il suo luogo di origine, Peter scopre di non poter più tornare indietro e di essere ormai intrappolato in una condizione sospesa. Non più uccello, ma neppure del tutto umano. Per sempre bambino, intrappolato in un limbo senza fine, dove il divenire, e quindi la vita vera, non esisterà mai. Qualche anno più tardi, dopo il successo del personaggio, prima a teatro e poi in forma di romanzo, l'editore di Barry decise di estrapolare da The Little White Bird la storia del bambino uccello e darlo alle stampe con il titolo Peter Pan nel giardino di Kensington. James Matthew Barry, infatti, avrebbe ulteriormente elaborato la mitologia fantastica del suo personaggio, destinato a diventare leggendario. Nello spettacolo teatrale intitolato Peter Pan, il bambino che non voleva crescere, andato in scena per la prima volta nel 1904, incontriamo un Peter diverso dalla sua prima apparizione, di età preadolescente, più spensierato, che non risiede più nel giardino di Kensington, ma in una terra situata in una dimensione di sogno. Never Never Land, il paese del mai, divenuto celebre nella traduzione italiana come L'isola che non c'è. Eppure quel never, ripetuto 2 volte, quel mai della versione originale, è più categorico, significativo, inquietante. Stavolta la storia narra dell'amicizia di Peter con i bambini della famiglia Darling, figli della buona borghesia londinese, e soprattutto con la maggiore, Wendy, bambina saggia che rappresenta l'unica resistenza razionale a un mondo di totale incoscienza. Il successo dello spettacolo teatrale induce Barry a produrre nel 1911 una novellizzazione della commedia che in forma di romanzo si intitolerà Peter Pan e Wendy, libro letto in tutto il mondo e più volte adattato, ma molto spesso anche frainteso.
Quando, nel 1912, nel giardino di Kensington fu inaugurata una statua di bronzo dedicata a Peter Pan, opera dello scultore George Frampton, James Barry non si dimostrò molto soddisfatto. «Non lascia vedere il demone che Peter dovrebbe essere», commentò. «Sì, perché Peter Pan, per il suo autore, ha qualcosa di demoniaco. Peter, che non a caso si chiama anche Pan, come il satiro figlio di Hermes nella mitologia greca, rappresenta l'essenza di una creatura che non ha avuto il tempo di sviluppare nessun freno inibitore, nessuna convenzione sociale, e che è in grado di volare proprio perché libero da qualunque legame con la realtà che lo porterebbe a diventare adulto. Un'apparente libertà che però consiste anche nel rifiuto di quella memoria storica che conduce alla maturità e in una spensieratezza priva di affetti duraturi, dove tutto ciò che può recare dolore e quindi spingere a maturare viene dimenticato in funzione di un eterno gioco in cui niente è serio e di conseguenza niente è mai vero. La stessa isola che non c'è non è un luogo utopistico, ma una sintesi di fantasie infantili che vivono in uno stato di esaltante promiscuità. Pirati malvagi, indiani sul piede di guerra, coccodrilli mangiauomini, fate, sirene e tanti pericoli in un vortice di avventura che è una scarica di adrenalina fanciullesca e che oggi sarebbe facile paragonare a una droga che si assume per fuggire dalla realtà. Nel mondo di Peter Pan non esistono responsabilità né compassione. I bambini perduti, quei bambini dimenticati che Peter governa con piglio narcisista, sono abbandonati o addirittura cacciati via se solo accennano a crescere un po'. Per questo Wendy, alla fine del racconto, sceglie di tornare con i suoi fratelli nel mondo reale e vivere l'avventura definitiva. Diventare grande, senza dimenticare ciò che è stata, ma trasformando i suoi sogni in un'ulteriore forza per andare avanti. Le interpretazioni successive dell'opera di James Matthew Barry, a partire dal film Disney, hanno trasformato la storia di Peter Pan in un'apologia dell'immaginazione e di un'innocenza infantile da prendere a modello, cosa che nel 1980 farà anche il cantautore Edoardo Bennato con il suo LP Contest intitolato Sono solo canzonette, in cui i personaggi di Peter Pan diventano emblema di varie figure sociali e permane la voglia di volare come esortazione a difendere la propria creatività. Nel film di Steven Spielberg, Hook, del 1991, con protagonista Robin Williams, vediamo un Peter che ha infine scelto di crescere per mettere su famiglia, ma che dovrà comunque riscoprire il suo passato per innalzarsi a nuova gloria, sempre nel segno benefico del bambino interiore. Tutte buone intenzioni, ma distanti dal discorso complesso e ammonitore che Barry aveva voluto mettere su carta e sul palcoscenico. Le prevalenti interpretazioni di Peter Pan sono in realtà il frutto di un immaginario preesistente all'opera di Barry e alle sue trasposizioni successive. Quando, esattamente, il bambino sarebbe diventato l'emblema di una creatura ideale? Il pensare giovane, il parlare giovane. Il giovane visto come simbolo del futuro, come se non dovesse crescere mai. Quando, nella storia dell'umanità, il mito del bambino e della gioventù in generale è stato radicalizzato. Nel 1966, lo storico della filosofia americano George Bowes pubblica il saggio Il mito della fanciullezza, in cui cerca di percorrere le origini di questo archetipo. È vero, spiega Bowes, che i primi semi sono stati piantati dal cristianesimo e dall'insegnamento contenuto nei Vangeli di Marco e Matteo. Se non diventerete come bambini, non potrete entrare nel regno dei cieli. Ma è Jean-Jacques Rousseau, nel romanzo pedagogico Emilio o dell'educazione, nel 1762, a farne un paradigma della modernità, svincolandolo dalla promessa del paradiso. Per Rousseau, tutto ciò che c'è di positivo esce dalle mani del creatore e va incontro a un processo di deterioramento una volta affidato all'uomo.
Per questo il bambino andrebbe educato senza frustrare le sue capacità innate ed è necessario farlo secondo i criteri della natura. Il bambino è qualcosa di affine all'innocenza animale, in qualche modo animale egli stesso e in quanto tale vicino all'essenza più pura delle cose. Quindi l'identità del fanciullo in quanto tale sarebbe da preservare. Anche qui si tratta solo di un punto di partenza in cui il romanticismo avrebbe aggiunto del suo. Questa complessa corrente di pensiero trova in Peter Pan il suo veicolo ideale, trasformando la parabola sull'immaturità e la necessità di crescere in modo consapevole, scritta da Barry, in un inno alla fanciullezza, anche intellettuale, che in molti casi finisce con l'essere superficiale e anche un po' arida. Nel corso del XX secolo assistiamo a uno svecchiamento del mito dell'infanzia, partendo dalle teorie di Sigmund Freud e dalla sessualità polimorfa insita nel bambino sin dalla nascita, per andare incontro a una serie di invenzioni letterarie in cui vedremo cadere il totem della fanciullezza e rivelare tutta la sua primordiale ferocia. Il Signore delle Mosche di William Golding, pubblicato nel 1954, descrive come una comunità composta da soli bambini, affidati a se stessi su un'isola, notare, su un'isola, degeneri nella barbarie e in un'insensata tendenza alla guerra. Nel 1959, lo scrittore tedesco Günter Grass, nel suo romanzo Il tamburo di latta, usando l'espediente del realismo magico, narra come Oscar Mazerat, al suo terzo anno di età, decida di non crescere più per protestare contro il mondo degli adulti e diventare così lo specchio deformante che denunci le loro contraddizioni. Un falso bambino che in realtà è il riflesso mostruoso dell'immaturità del mondo. Il mito della gioventù è abbattuto anche nel romanzo di fantascienza La fuga di Logan, scritto nel 1967 da William Francis Nolan e George Clayton Johnson, che descrive una società del futuro in cui l'equilibrio del pianeta è stato raggiunto ponendo fine alla vita delle persone a soli 21 anni, realizzando un mondo di ragazzi che si dedicano solo al divertimento e all'edonismo fino allo scadere del loro brevissimo tempo. Ma non parliamo soltanto di storie. Nel 1983, Dan Kiley, psicologo statunitense di scuola junghiana, conia il termine sindrome di Peter Pan nel suo saggio omonimo, tradotto in Italia con il titolo esplicativo Gli adulti che hanno paura di crescere. Anche la sindrome di cui parla Kiley è spesso citata in contesti sbagliati, in termini quasi poetici, quando in realtà fa riferimento a una vera e propria patologia. Una forma nevrotica in cui alcuni adulti, prevalentemente di sesso maschile, faticano ad accettare le proprie responsabilità, spesso chiudendosi nel ricordo ossessivo dell'infanzia e in progetti fantasiosi che non saranno mai realizzati, dando ad altri la colpa dei propri fallimenti, della propria immobilità e mostrando anche difetto di empatia, forme di egoismo estremo, quali può manifestare un bambino. Il risultato è la chiusura alla vita. L'incapacità di evolversi è una profonda, dolorosa insicurezza. Dunque, Peter Pan, se esistesse, sarebbe un sociopatico? Nelle intenzioni di James Matthew Barry è sicuramente un ammonimento, il ciglio di un precipizio seducente con il suo panorama, ma pericoloso per i suoi esiti estremi. È da questi presupposti che Régis Loisel parte per raccontare la sua genesi del bambino che non vuole crescere. Un modo più consapevole, se vogliamo critico, di guardare all'infanzia e alla giovinezza in generale. Non tanto un'età dell'oro, quanto un territorio irto di insidie e promesse ingannevoli. Da parte di psicologi e sociologi è stato scritto anche che ormai la gioventù non è più una condizione biologica, ma culturale, e che ci impone codici di comportamento, di linguaggio, indottrinandoci al consumismo, così come il mito dell'infanzia si trova alla base anche del pensiero politico autoritario, che vorrebbe sudditi bambini, cioè una massa disordinata, pronta ad accettare un capo di stato genitore che detti loro delle regole e fornisca soluzioni semplicistiche su cui non è necessario ragionare troppo.
Vola, vola in alto, dove arrivano le rondini soltanto. Vola sul mare senza cadere, vola tra le nubi. Tanto c'è Peter, e con Peter non cadi. Chissà perché, alcune canzoni dedicate a Peter Pan ricordano uno spot pubblicitario, oppure uno slogan elettorale. Quindi Peter Pan vive in una realtà dionisiaca, dove l'unica cosa importante è il suo interesse personale e dove il concetto di sicurezza si identifica con l'assenza di cambiamento. Per questo, nel libro di Barry e fedelmente nel fumetto di Loisel, Peter tende a dimenticare i nomi dei suoi amici e le sue azioni sono dettate unicamente dal divertimento, non da altruismo o da una consapevole ricerca di libertà. L'esistenza di Peter Pan, e non soltanto la sua, come vedremo, è uno stato di eterna esaltazione infantile. Secondo l'opera di Loisel, Peter è per prima cosa una vittima della vita, di due genitori inadeguati, uno assente e l'altra presente in un modo devastante. Per certi versi potremmo prenderla come la cronaca dell'origine di una bella nevrosi, una Londra sudice e triste, niente Wendy né i suoi fratelli che Peter incontrerà molto più avanti. Tuttavia, tanti dei personaggi creati da Barry sono già presenti nella storia, raffigurati da Loisel in un modo tenero, ma nello stesso tempo cinico, figure pittoresche, ma per lo più tragiche, incatenate, a dispetto della fantasia, a una realtà che non perdona. Il vero nucleo del racconto è proprio il concetto di fantasia, con tutte le sue estreme, a volte drammatiche, conseguenze. Che cos'è la fantasia? Un sublime strumento dell'intelletto che aiuta a sfuggire alle miserie della vita, a immaginarne una migliore, magari a costruirla. Ma, ci avverte Loisel, la fantasia può avere due facce. Se ti abbandoni a essa, si può rivelare un'amante possessiva che ti fa volare, ma senza andare da nessuna parte, costruendoti intorno una prigione che non vedi, che ti fa ubriacare e perdere l'orientamento tra bene e male. Oppure una sirena seducente che ti spinge a seguirla in acqua e a negare. Una trappola, in sostanza, tutti i simboli che Loisel recupera dalle pagine scritte da Barry, evidenziandone l'infantile crudeltà. Ucciderlo? Ma come lo uccidiamo? Non lo so, deve esserci un modo. Parliamone. Ho trovato, lo impicchiamo. No, Peter, è uno spettacolo schifoso. Un impiccato diventa tutto blu, con gli occhi e la lingua di fuori. È vero, è troppo crudele. Buttiamolo nel fuoco. No, cuocerebbe piano piano. E poi chi lo sente gridare? Sì, e la carne che brucia fa una puzza. Arrivato sull'isola che non c'è, Peter fa la conoscenza dei suoi abitanti, tra fate, gnomi, sirene, centauri e soprattutto Pan, il giovane satiro che fa da capo spirituale alla comunità dell'isola e che si legherà a lui in molti modi, fino a dargli il suo nome. Poi ci sono gli indiani, quelli dell'immaginario infantile del secolo scorso, affascinanti e temibili nello stesso tempo. E Giglio Tigrato, l'orgogliosa figlia del capo, che rappresenta, prima ancora dell'arrivo di Wendy, un confine che Peter si rifiuta categoricamente di oltrepassare, quello del sesso e dell'amore. Iwoma, Peter! Basta! Non mi va! Non mi piace! Peter, nel suo incubo peggiore, ricorda la sua vera madre come un mostro che appena nato lo hai virato a morsi. Una visione allegorica che già da sola dice tanto. Il mondo reale, la Londra da cui Peter proviene, è popolato da adulti che sono ossessionati dal sesso. Le povere prostitute, sempre in cerca di clienti, sono attratte dall'innocenza di Peter, ancora bambino, e dall'idea malsana di aiutarlo a crescere facendogli scoprire i piaceri della carne. Non è diverso per i personaggi maschili, perennemente ubriachi, sfaccendati, spezzati, il cui unico intento sembra essere quello di scopare. Una sessualità compulsiva, vista come unico svago dei diseredati, che caratterizza il mondo adulto intorno a Peter in modo profondamente immaturo. Dal canto suo,
Peter respinge furiosamente il sesso, identificato con l'idea della crescita. L'attrazione che gli manifesta Giglio Tigrato, figlia del capo indiano, è vissuta da lui solo come un fastidio, un capriccio che non comprende. Da un altro lato, Campanellino, fatina piccola come una farfalla, muta, ambigua, per lui è invece rassicurante, perché non può offrirgli altro che un rapporto platonico, fatto di giochi e avventura. E mentre dai vicoli di quella Londra, sporca e squallida, ci arrivano i bisbigli di adulti che si accoppiano e paragonano il loro piacere all'idea di volare, Campanellino e Peter si alzano in volo letteralmente, senza legami, senza conseguenze, né responsabilità. Le altre figure femminili, quelle alte quanto e più di lui, sono identificate da Peter soltanto con il ruolo materno. E sarà così anche per la comunità dei bambini perduti che lo seguiranno. Una fantasia in cui mamma è solo un'astrazione, un totem che può essere identificato in un oggetto senza vita, come in una persona vera, ma che rimane comunque un giocattolo, qualcuno la cui funzione è quella di raccontarti delle belle storie, coccolarti, magari rammendarti i calzini, certo non insegnarti l'educazione e tantomeno aiutarti a crescere. Se una figura femminile, come un giorno sarà Wendy, si dimostra più attenta, più razionale, diventa una minaccia e la fantasia, nella sua forma più gelosa, si attiva per eliminarla. Che buffo tesoro! Bambini, bambini! Dove siete? Dove siete? Dove siete? Dove siete? Come mai non abbiamo ancora nominato un personaggio importante come l'antagonista della storia di Peter Pan? Possibile che Capitan Uncino debba essere trascurato? Certo che no! Il punto è che nell'opera di Loisel, Uncino, che incontriamo prima che assuma questo nome, ha una rilevanza tale da sconfinare nello spoiler. Uno spoiler tutto sommato morbido, perché fa parte del tessuto stesso del racconto e il lettore è chiamato a mettere insieme le tessere del mosaico sin dalle prime pagine. Ma se volete avvicinarvi al fumetto di Régis Loisel senza conoscere questo importante tassello, beh, andate subito a leggerlo e poi, se vi va, tornate qui. Chi o che cosa sei tu? Sono la gioventù, sono la gioia, sono un uccello appena uscito dall'uovo. Queste le battute che Uncino e Peter si scambiano durante il loro duello finale nel testo teatrale di James Matthew Barrie. Uncino è atterrito davanti alla nemesi che sta per sconfiggerlo, si chiede da dove viene e Peter stesso non sa dare una risposta precisa. L'uno si rispecchia nell'altro ed entrambi restano confusi. Stranamente, nella primissima stesura della commedia, Barrie non aveva previsto la presenza di Capitan Uncino. Nelle sue intenzioni, Peter Pan era già un personaggio oscuro, portatore di stanze maligne, in un certo senso protagonista e cattivo della sua avventura. Uncino era stato immaginato dall'autore come un figurante piratesco che sarebbe dovuto comparire davanti al sipario chiuso mentre veniva cambiata la scenografia per effettuare lo spostamento dall'isola che non c'è a Londra. Ma quel pirata con un uncino al posto della mano aveva qualcosa in più da dire e Barrie questo lo avvertiva. Il pirata vide così crescere a dismisura la sua parte, fino a diventare l'antagonista principale della vicenda e a svolgere un ruolo altamente simbolico. In un primo tempo, quello di Uncino era stato pensato come un ruolo femminile che avrebbe dovuto essere interpretato dalla stessa attrice che rivestiva la parte della signora Darling, la madre di Wendy, Gianni e Michele. Fu l'attore Gerald Dumouriez che interpretava il ruolo del signor Darling, padre dei ragazzi, a suggerire di affidare a lui la parte del pirata, facendone un ruolo maschile e causando uno spostamento di simboli. Da quella prima rappresentazione è diventata una consuetudine, ma anche una valenza allegorica del testo, che impersonare l'autoritaria figura paterna dei ragazzi Darling e il capitano pirata che ne diventa l'avversario fosse sempre lo stesso attore.
In teatro, come in successive produzioni televisive e cinematografiche, la tradizione fu mantenuta, ed è tuttora così, di edizione in edizione, tra cui possiamo ricordare l'attore comico e trasformista Danny Kaye, che rivestì due ruoli nella versione musicale accanto a Mia Farrow, nella parte di Peter Pan. E il film del 2003, diretto da P.J. Hogan, dove è Jason Isaacs a prestare il volto sia a George Darling che a Uncino. Una figura paterna che si trasfigura nell'antagonista di una vita, praticamente l'adulto che dovremmo diventare e che Peter Pan combatte con tutte le sue forze. Archetipo freudiano che nutre la narrativa da moltissimo tempo, attribuendogli significati a volte diversi, ma conservando il senso di quello che è uno dei primi conflitti della nostra vita. Loisel va oltre quanto suggerito da James Matthew Barry, strappa il velo e rende esplicito il conflitto, rivelando che il capitano della nave pirata, giunto sull'isola in cerca di tesori, altro non è che il padre di Peter, sognatore a sua volta, fuggito dalle sue responsabilità di genitore e di marito tanti anni prima. Peter e Uncino, padre e figlio, in realtà si assomigliano più di quanto credono e nella loro vita non hanno fatto scelte antitetiche, hanno solo imboccato la stessa strada in momenti diversi e questo li ha plasmati in un modo speculare. Loisel e Barry suggeriscono che non è la presunta innocenza del bambino a permettergli di volare, quanto il fatto che è privo dei freni inibitori sviluppati da un adulto. È per questo che Uncino non potrà mai volare come Peter, perché ha ceduto al suo lato infantile troppo tardi, quando l'età matura aveva ormai limitato la sua capacità di fantasticare, che ora lo porta solo a essere un pirata e a cercare ricchezze, beni materiali, entrando in guerra con quel bambino che fisicamente non è più, ma che vorrebbe disperatamente continuare a essere. Peter è la versione perfezionata di quello che suo padre non è diventato, cosa che dimostra castrando simbolicamente il genitore con il taglio della mano che lo trasforma definitivamente nella sua nemesi e dando inizio a un duello freudiano che potrà finire in un solo modo. Sei mancino o destro? Destro? Ma perché? Per questo. No! In Star Wars, la rivelazione del legame familiare tra Darth Vader e Luke Skywalker si può ricondurre a questa allegoria, ma a differenza di Peter Pan, è vissuta in termini catartici, rassicuranti, in cui padre e figlio dovranno ritrovarsi e tornare a essere una visione idealizzata della famiglia. Per Peter Pan e Uncino non può essere così. L'adulto che ha paura di crescere, ma che a differenza di Peter non ce l'ha fatta, lotterà per sempre contro due nemici. Il figlio, testimonianza di quella responsabilità che non ha mai voluto accettare e che gli ricorderà sempre il suo fallimento, e l'idea della morte, che con l'età si approssima. Via! 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 Mamma bestiaccia! Il capitano non ti darà nulla! La colpa è solo vostra, spugna! Se non aveste preso l'abitudine di nutrire quel malefico coccodrillo, non sarei in questo guaio! La morte. Perché questo rappresenta quell'enorme coccodrillo che, oltre alla mano di Uncino, ha ingoiato una sveglia e, avvicinandosi, avverte della sua presenza con quel tic-tac, tic-tac. Uncino non può ignorarlo e la sua esistenza è segnata dall'infelicità perché temere ossessivamente il tempo che passa non permette di vivere davvero. Peter, suo figlio, è rimasto fermo all'inizio del viaggio. Uncino è intrappolato nel tratto finale, entrambi immaturi, entrambi incapaci di evolversi. L'esistenza umana, come le storie, per acquistare significato deve avere uno sviluppo e una conclusione. È soltanto imparando a convivere con l'idea di essere creature con una scadenza che si cresce davvero. Un po' quello che suggerisce il film horror It Follows di David Robert Mitchell, dove l'entità antagonista, in fondo, ricorda un po' il coccodrillo di Peter Pan e il suo tic-tac, tic-tac.
La morte, nel racconto di Loisel, è intesa anche come una pulsione distruttiva che fa specchiare Peter in un altro personaggio inquietante. In più occasioni, durante i suoi fugaci ritorni a Londra, Peter incrocia la sua strada con quella di Jack lo Squartatore, qui descritto come un medico psicotico affetto da improvvisi raptus omicidi attivati dall'impulso sessuale. La scena in cui vediamo Peter uscire dalla casa della madre con le mani lorde di sangue suggerisce una sovrapposizione tra i due personaggi, così come le altre volte in cui i due si sfiorano relazionandosi con la prostituta Mary Ann Nichols, la prima vera vittima di Jack the Ripper. Delitti che il personaggio di Jack sembra dimenticare subito dopo averli compiuti. Esattamente come Peter, sull'isola che non c'è, dimenticherà tutti gli eventi gravi e luttuosi che potrebbero portarlo a maturare. Dopo Uncino, Jack è un'altra figura adulta che Peter potrebbe diventare se crescesse fisicamente. Dopotutto anche Peter è un assassino. Mutila e uccide pirati senza provare alcun rimorso, e nel libro di Barry è suggerito che a volte arrivi ad assassinare i bambini perduti se solo accennano a diventare più indipendenti. Nella figura del serial killer, nella sua immaturità e nel suo narcisismo, c'è qualcosa di Peter Pan. L'intento di Loisel non è quello di condannare le seduzioni della fantasia come oppio dei popoli, ma di ridimensionarne il mito, illustrandone anche gli aspetti insidiosi. La capacità umana di sognare non è di per sé buona o cattiva, ma è un impulso primordiale, amorale, panico. Bisogna imparare a incanalarla e a farla diventare uno strumento per migliorare, sempre. James Matthew Barry ci diceva che l'infanzia può essere una bellissima cosa, ma che deve avere una fine perché la vita inizi veramente e si possa volare in altri modi. Loisel, dal canto suo, aggiunge che privare qualcuno dell'infanzia può portarlo a non crescere più, o perlomeno renderglielo molto difficile. George Bernard Shaw diceva che la gioventù è sprecata per i giovani, nel senso che una persona di esperienza potrebbe fare grandi cose con la loro energia e il loro tempo davanti. Oscar Wilde diceva invece che il solo modo per ritornare giovani è commettere gli stessi errori fatti in gioventù. Entrambi questi aforismi danno per scontato che dentro ogni adulto sopravvive sempre un bambino. Un bambino che può spingerci a fare cose belle o brutte, perché a sua volta ha bisogno del nostro io maturo per essere indirizzato. Come quando io vi esorto a difendere i vostri sogni, e intendo dire fate di tutto per realizzarli, non sognate e basta. Forse è questo il messaggio finale di Peter Pan, di Barry e di Loisel. Don't dream it, be it. Non sognarlo, vivilo, come si canta nel Rocky Horror Picture Show. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Se volete sostenere la biblioteca del fumetto di Altro Quando, potete donare qualcosa dalla vostra lista dei desideri, ma ora potete anche sostenere attivamente il canale su Tipeee e ricevere contenuti in più per conoscere meglio il mio lavoro e interagire con me. Vi aspetto, trovate tutti i link in descrizione. Noi ci vediamo, come sempre, in un altro quando.